decisione difficile, e un cambio di allenatore non è mai una decisione presa a cuor leggero. Noi crediamo fortemente che Vincenzo fosse l'allenatore giusto al momento in cui abbiamo iniziato questa stagione. Ha percorso con noi un cammino e nel momento in cui è arrivato era l'allenatore di cui avevamo bisogno. Oggi, dopo un considerevole numero di partite, alla vigilia quasi della chiusura del girone d'andata, abbiamo individuato in Aurelio l'allenatore giusto per concludere la stagione. Nel senso che la squadra, secondo noi, e non lo dico perché l'abbiamo allestita, ma lo dico perché è quello che abbiamo visto sul campo ed è quello che abbiamo visto nei confronti con le altre squadre. È una squadra che ha un alto potenziale, è una squadra a cui viene riconosciuto dagli addetti ai lavori questo potenziale ed è una squadra che ad oggi non ha espresso tutto questo potenziale. Per questo abbiamo scelto un allenatore che siamo sicuri sarà in grado di farci esprimere questo potenziale e tirar fuori il meglio dai nostri giocatori. Da ultimo, siccome ho letto le critiche o comunque i pareri non particolarmente teneri sulla stampa, anche di chi dice che non sia un allenatore nella tradizione dell'Empoli, siccome giustamente tutti voi siete a Empoli da più tempo di me, perché magari qualcuno di voi c'è anche nato, io come sapete non sono nato qui, non mi sembra però, scorrendo l'elenco degli allenatori che ho nel mio ufficio, che siano arrivati dei nomi, ma mi sembra invece che siano usciti dei nomi. Tutti gli allenatori che sono arrivati qua in passato, anche quelli che adesso siedono su prestigiose panchine di Serie A, quando sono arrivati qua, non sono arrivati dopo aver vinto Champions League e Scudetti a manetta. Qua sono arrivati ad un livello e sono usciti con l'ambizione di poter competere per altre competizioni. Andrea Zoli è un allenatore che ha fatto per tanti anni il collaboratore anche di allenatori che sono passati di qua, è un allenatore che sicuramente è, prima di essere un eccellente allenatore, un'eccellente persona. E noi l'abbiamo scelto anche per questo. E siccome abbiamo delle ambizioni, che non sono le fredde ambizioni di andare in Serie A solamente perché siamo impazziti dietro a un risultato, non abbiamo questo tipo di ambizione, abbiamo l'ambizione anche di far crescere i giocatori che ci sono, di vedere il loro progresso, il loro sviluppo, e pensiamo che lui sia la persona giusta per questo. Bene, a voi. Allora, buongiorno, mi presento intanto a mister che non mi conosce, adesso pochi prendono il punto di... Faccio una domanda a testa. Hai fatto un esame, Andrea, abbastanza esaustiva. Ti chiedo come l'ha recepita la squadra questa decisione e quanta responsabilità adesso c'è nei confronti di tutti. Perché tu non dici che dobbiamo andare in Serie A freddamente, ma mi sembra che il messaggio però poi fondamentalmente sia questo, di non accontentarsi di una posizione nobile. Allora, come la percepisce la squadra, inevitabilmente è un qualcosa che succederà fra qualche ora, perché la squadra deve ancora arrivare per l'allenamento di questo pomeriggio. Nel momento in cui abbiamo iniziato questo cammino, 6 mesi fa, abbiamo detto che dovevamo ricostruire. Siamo arrivati a un punto in cui possiamo competere e possiamo giocarcela. Con questo non vuol dire che ci andiamo sicuramente, ma questo vuol dire che dobbiamo giocare tutte le nostre carte per provarci. Per provarci. E siccome questa squadra ha un potenziale, beh signori, o prendiamo delle decisioni coraggiose e ci proviamo, altrimenti aspettiamo. E le cose non succedono perché aspettiamo, succedono perché proviamo a farle succedere. E lo dico a tutti voi, perché io penso che voi, prima di essere giornalisti dell'Empoli, giornalisti che seguono l'Empoli, siete anche tifosi. Allora signori, proviamoci, con un po' di coraggio, proviamoci. Non c'è niente di male a provarci.
Non succede niente. Qua stiamo facendo uno sport bellissimo, ma ci dobbiamo provare. Al mister invece chiedo intanto se ha avuto modo di vedere un po' l'Empoli in questo lasso di tempo e tatticamente da dove pensa di riniziare il suo lavoro. Intanto buonasera a tutti. Allora ripeto, intanto buongiorno, non buonasera. Buongiorno a tutti e devo dirmi veramente soddisfatto di essere in vostra presenza e fare questa chiacchierata. E da dove ricominciare? Si ricomincia da dove è normale iniziare, a contatto e alla conoscenza con la squadra, che non ha bisogno di particolari interventi perché è una squadra, come diceva il nostro direttore, molto attrezzata, che deve avere un obiettivo importante e che ha come unico obiettivo quello che lui ha citato. E quindi sarà un contatto atto a fortificare questo pensiero nei confronti della squadra. Il mio intervento sarà deciso e sarà rivolto esclusivamente a questo obiettivo. Ma c'è un'idea tattica già di fondo? L'idea tattica è chiaro che, come sempre si dice, dipende sempre da come è strutturata la nostra rosa, no? Ma è anche vero che ogni allenatore ha una propria idea particolare di espressione. Io onestamente non sono legato a nessun sistema e a nessun orientamento. Voglio parlare con i calciatori, voglio conoscere le loro impressioni. Conosco molto bene la squadra perché l'ho seguita. Penso al 90% di avere le idee chiarissime, dico al 90% perché non ho avuto la possibilità di vedere tutti i calciatori, perché molti di questi, anche quelli che non sono stati usati, mi hanno dato l'impressione, ma per ora è solo un'impressione, di forza e di grande qualità. Quindi non c'è solo il nucleo ristretto di quelli che ho visto giocare ultimamente, ma ci sono anche quelli che non sono stati utilizzati o per infortuni o per altri motivi, che secondo me sono calciatori importanti, con qualità molto importanti. Quindi l'idea è conoscere bene come è strutturata questa rosa e di conseguenza l'idea tattica sarà successiva a questa conoscenza. Questa è una squadra che potrebbe giocare anche senza particolari idee tattiche, perché è una squadra forte, almeno io la reputo tale. Confermo di nuovo quello che ha detto il direttore. Però è chiaro che i calciatori, siccome non si esprimono individualmente ma si esprimono come complesso, hanno bisogno sempre di una linea guida. E questo compito, questa linea guida, la deve dare solo ed esclusivamente l'allenatore, che è a loro disposizione, non è il contrario. Io sono soddisfatto di questa chiamata che mi ha fatto la società, perché è stata una chiamata fortemente voluta. E capisco anche qualche perplessità che sono uscite fuori, no? È una perplessità che ho avuto anch'io e che ho anche domandato, ma mi è stato spiegato, come l'ha spiegato prima Andrea, che la scelta è una scelta sulla qualità, sulle varie qualità, e questo per me è un viatico importantissimo, che mi offre, se mai ce ne fosse stato bisogno, mi offre motivazioni particolari. Grazie. Prego. Rignani, Nazione e Radioletti, quello che era il direttore, questa non è la decisione dell'esonero, non è chiaro, non è venuta in seguito a un risultato clamoroso o a una serie di sconfitte, ma è arrivato con 5 risultati utili di fila, quindi immagino sia stata una decisione che comunque avete maturato e ponderato a lungo nel tempo. Chiedo quanto ci ha voluto per prendere questa decisione e immagino come mai non avete visto in queste ultime 5 partite una crescita
della squadra se non l'avete vista. E invece al mister volevo chiedere le sensazioni insomma che di trovare, no? La panchina dopo l'esperienza da Roma, dopo l'esperienza che ha avuto. Sai, Empoli non occorre che la scopro io, per gli allenatori è una piazza che ha dimostrato sempre di essere particolarissima, no? E da qui sono usciti, è inutile che sto a fare l'elenco, che lo conoscete meglio di me, allenatori veri che io stimo al 100%. E quindi avere la possibilità di lavorare in un ambiente come questo, ma particolarmente di essere fortemente, e ripeto il concetto che esprimevo prima, fortemente voluto dalla società, e questa è notevole soddisfazione. Ho fatto il secondo alternato alla parentesi da primo negli ultimi 10 anni, ma la mia carriera, che ormai è trentennale, parla di 20 anni da primo, prima di questa esperienza. Ho avuto anche la possibilità di verificarmi in tutte le categorie del panorama nazionale, quindi presumo di avere la conoscenza che poi ho allargato stando vicino ad allenatori molto importanti, presumo di avere la conoscenza del lavoro che si deve fare da primo. Buongiorno, Alessandro Malmucci, Tirana Radio Lenzi. C'è un'altra domanda? No. È chiaro che raccogliere un pareggio a Cremona è un risultato assolutamente non negativo, sia per l'andamento del campionato della Cremonese, sia perché in un processo di crescita un pareggio a Cremona ci può stare. Il problema è guardare in prospettiva e il non accontentarsi. E siccome sinceramente noi siamo ambiziosi, ma l'ambizione non nasce dal fatto che guardiamo con ambizione al campionato di Serie A, no, guardiamo quello che c'è dentro lo spogliatoio. Lì dentro ci sono dei valori, delle qualità, e l'ambizione nasce da guardare chi abbiamo in casa. Allora andiamo a Cremona per vincere, andiamo a Vercelli per vincere, andiamo a Novara per vincere, andiamo a Salerno per vincere, andiamo ad Avellino per vincere. Chiaro che non è una decisione presa sabato notte a seguito di un fragoroso 4-0, è una decisione presa da qualche settimana, frutto di un processo inevitabilmente che noi abbiamo fatto, di un'analisi che abbiamo fatto e che ci ha portato a scegliere Aurelio. Sì, Alessandro Almucci, Tiranella Galetti. Chiedo a mister come ha visto e come si aspetta questa Serie B, che credo sia l'unica categoria nella quale praticamente lui non ha mai allenato, e al direttore chiedo un attimo se questo quasi obbligo a vincere in una squadra che comunque ha ottime caratteristiche, ottimi giocatori, non possa diventare poi un limite a livello psicologico in un ambiente che questo obbligo non l'ha mai avuto. Oh, io. Sì, è l'unica categoria che mi manca, anche la terza categoria non l'ho mai fatta, però le altre le ho fatte tutte e sono curioso di verificarmi anche in questa. Ho seguito l'Empoli, lo seguo da sempre, però l'ho seguito particolarmente, e poi con i mezzi che ci sono oggi non è difficile, è molto semplice aggiornarsi immediatamente, bastano pochi giorni e molta volontà per poter raggiungere questo obiettivo. Credo che sia un campionato per ora che ha dimostrato di andare a rilento, e credo anche che noi non possiamo permetterci di andare a rilento, o perlomeno non possiamo permetterci di mantenere questa media punti, non possiamo accontentarci di questa media punti,
perché con una media di 1,6 a partita è difficile poter pensare di raggiungere l'obiettivo finale. Se pensi che il Palermo ha una media da 1,8, è primo in classifica, ma non credo che sia sufficiente anche quella media, quindi bisogna concentrarsi molto anche sui numeri e sul... perché la classifica ora fortunatamente ci consente di essere vicini, ma la media non ci consente di essere soddisfatti, secondo me. E poi anche altri numeri, che nel calcio sono sempre numeri che sono indicativi. Non è possibile con 29 gol al passivo di poter pensare di arrivare là dove vogliamo arrivare, per esempio. E questi sono numeri che bisogna assolutamente migliorare, e la squadra deve fare di tutto e andare a cercare i motivi per cui questa media è troppo bassa per le potenzialità che ha. Il mio compito è quello di capire dove intervenire e intervenire alla svelta. Non abbiamo tanto tempo, nel senso che è una settimana, sono due settimane particolari, quindi una partita è subito fra pochissimo. Ma come dicevo prima, questa è una squadra attrezzata e equilibrata anche per poter disputare la partita anche senza un allenatore. Io cercherò in questi giorni di mettere qualche cosina di mio e spero di riuscirci. Non siamo obbligati a vincere, è questa sottile differenza quella che va percepita. Non c'è nessun obbligo a vincere, c'è un obbligo a provarci, però, che è completamente diverso. Mister, Sara Meini della RAI, buongiorno. Piacere. Le chiedo, lei è arrivato nello scetticismo generale, è vero che spesso ha portato anche fortuna, no? A Giampaolo pure nella stessa situazione, mi ricordo, ero così, poi comunque ha fatto quello che ha fatto con l'Empoli. Le chiedo se lei sa l'importanza di aver scelto questa panchina, cioè mi verrebbe quasi da dirle chi gliel'ha fatto fare di ripartire dall'Empoli, perché è molto più difficile quasi salvarsi in Serie A piuttosto che dalla Serie B tornare subito in Serie A. E bene o male abbiamo capito che l'obiettivo è questo. È vero che da qui sono usciti allenatori con dei nomi, ma è anche vero che questo potrebbe essere per lei un'opportunità per bruciarsi, perché è vero sono usciti Sarri, Giampaolo, ma è uscita anche Vivarini proprio ieri. Quindi le chiedo chi gliel'ha fatto fare. Poi la domanda per me. Beh, intanto non ho scelto l'Empoli, è l'Empoli che ha scelto me. E chi me l'ha fatto fare? È un onore essere a lavorare in un ambiente del genere. Io ieri sera ho pernottato al centro sportivo e abbiamo cenato lassù, e credo che lavorare in un ambiente del genere sia auspicabile per tutti quelli che fanno questo mestiere. Farlo poi in una società come l'Empoli è un ulteriore invito a partecipare. E io voglio partecipare, e lo voglio fare con l'entusiasmo che è dovuto. Sono estremamente convinto di far bene e di rispondere in maniera positiva a quello che la società mi chiede. È chiaro che bisogna aspettare che gli eventi succedano. Siamo solo in attesa di quelli. Al direttore invece chiedo, la responsabilità sì, è della società, e si è presa una grande responsabilità facendo in questo momento il cambio, ma la responsabilità secondo me è più sua che della società. Mi spiego meglio. Negli ultimi anni il presidente passa un po' come il mangia allenatori, nel senso l'anno scorso a un certo punto non gli andava bene Giampaolo, gli anni precedenti non gli andava bene Sarri, queste erano un po' le indiscrezioni che giravano. C'era sempre un direttore sportivo. L'anno scorso non gli andava bene Giampaolo, l'anno scorso non, Massimo Martuscello. Martuscello, no, mi stavo perdendo perché... No, esatto.
passa sempre comunque un po' un alter ego, comunque c'era sempre un direttore sportivo che lo placava. In questo caso immagino che lei lo abbia supportato ovviamente nella scelta del cambiamento. Quindi le chiedo se lei si sente questa maggiore responsabilità, e poi ho anche bisogno di dirle che i giocatori sanno già della scelta ovviamente del cambio allenatore, anche noi ci parliamo, e la maggior parte di loro è rimasta sorpresa dalla scelta che avete attuato proprio ieri, e non magari aspettare un altro paio di partite. Vi chiedo se avete avuto anche voi la sensazione della sorpresa da parte dei giocatori, e poi se lei si sente questa maggiore responsabilità. Ma vede, sei mesi fa ho firmato il contratto da direttore generale dell'Empoli. Inevitabilmente io come direttore generale, il presidente, il nostro amministratore delegato, Pietro come direttore sportivo, siamo tutti corresponsabili delle decisioni che vengono prese, soprattutto di decisioni così importanti che non sono frutto di un impeto di una persona, ma sono frutto di una collegialità e di una condivisione. L'allenatore l'abbiamo incontrato più volte, ci abbiamo parlato, tutti, diverse volte, prima di arrivare a prendere questo tipo di decisioni. Potevamo anche non prendere questo tipo di decisione e vedere cosa succede, stare alla finestra e vedere cosa succedeva. Abbiamo pensato e siamo convinti che prendere questo tipo di decisione fosse la decisione giusta, perché aspettare e tergiversare non ci avrebbe in nessun modo prodotto il risultato che cercavamo. Siccome, ripeto, la squadra ha un potenziale, non lo ha espresso al 100%, bisognava fare qualcosa per aiutarla a esprimere questo potenziale. Abbiamo pensato che forse cambiare allenatore era la scelta giusta, abbiamo individuato la persona che riteniamo sia quella giusta e abbiamo preso questo tipo di decisione. Non mi sento più responsabile o meno responsabile di altri, mi sento corresponsabile, sicuramente corresponsabile, siamo tutti responsabili di questa decisione. Mi sono perso qualche... No, benissimo, sui giocatori. Ora, francamente, ma vi dico senza presunzione, i giocatori nel momento in cui cambi l'allenatore escono da una comfort zone che si sono creati nell'arco delle settimane e devono affrontare un cambiamento. Nella mia vita, Aurelio, se non ho contato male, il 13° allenatore con cui comincio un nuovo lavoro. Nessuna delle 12 precedenti esperienze arrivava in maniera non traumatica. Ho assistito a un cambiamento d'allenatore da campione d'Italia. Mancini viene esonerato da campione d'Italia e arriva Mourinho. Ora, arriva un allenatore... No, ma con tutto il rispetto, ma arriviamo da una comfort zone che ha portato 8 titoli all'Inter. È chiaro che i giocatori sono rimasti sorpresi in quella situazione. Nessuno si aspetta, a fronte di un cambio di allenatore, che non ci sia un po' di sorpresa e di stupore. Ci mancherebbe altro. È normale. E ci sono sorpresi i tifosi, sono sorpresi i giocatori, sono tutti sorpresi. Ma è chiaro che noi abbiamo preso questa decisione con un interesse e in un'ottica che è unicamente quella di aiutare la squadra a esprimere ancora di più il proprio potenziale, no? Nel momento in cui viene nominato Vivarini allenatore dell'Empoli, con tutto il massimo del rispetto nei confronti di Vincenzo Vivarini, a fare un sondaggio all'interno della rosa che era presente il 10 luglio, giorno di ritiro, mi dite che tutti e 28 i giocatori che erano presenti conoscevano doti tecniche, competenze e capacità di Vincenzo Vivarini? Temo di no, ma perché il giocatore sinceramente tante volte è un po' più superficiale che non gli addetti ai lavori come voi, che conoscete vita, morte e miracoli di tutti. Quindi nel momento in cui cambi l'allenatore, inevitabilmente ci sarà bisogno di un periodo per cui l'allenatore si faccia conoscere e conosca i giocatori. Per lui è più facile conoscere la squadra, per loro non sarà difficile conoscere una sola persona. Sì, però scusami, non deve diventare una cosa da bar, però conviene che tra un cambio in estate e un cambio il 17 dicembre cambia, e anche la comfort zone cambia, certo, psicologicamente. Cambia tutto, ma
il 10 di luglio avevamo bisogno delle caratteristiche di Vivarini, oggi abbiamo bisogno delle caratteristiche di Andrea Zoli. Buongiorno. Galli, Pianetari, Mondo Sportivo. Al mister vorrei fare questa domanda. Dal punto di vista non tanto tattico, ma più che altro dell'assetto difensivo, cosa pensa di fare per... Cosa pensa di fare per ovviare, diciamo, a questi troppi gol presi, come dico lei anche prima? Quindi se hai in mente già qualcosa da questo punto di vista? Beh, chiaramente ho in mente qualcosa, poi ne parleremo con la squadra. Di questo ne parleremo con la squadra e io esprimerò quelle che sono le mie idee, che sono chiare per questo motivo, per questo argomento. E i calciatori mi faranno vedere se sono d'accordo o meno, ma saranno d'accordo. Per il direttore questa domanda, visto che si parlava, no, di questa volontà, di questo obiettivo, no, di andare in Serie A, e di questo forse mancanza di coraggio, no, che mi viene imputata a Vivarini, come si coniuga, diciamo, il coraggio di andare a vincere sui campi e anche la umiltà che a volte, insomma, l'Empoli è stata contraddistinta sempre l'Empoli fino a questi anni? Il fatto che questa squadra debba avere coraggio deve nascere dalle proprie convinzioni, e qua è 100% lavoro dell'allenatore, che dovrà convincere la squadra delle proprie capacità, delle proprie potenzialità, e Aurelio sarà sicuramente in grado di far esprimere il loro potenziale. Squadre, il concetto di umiltà, il concetto di coraggio, sono tutte, diciamo, caratteristiche che un po' è difficile tradurre sul campo, nel senso, una squadra umile è una squadra poi operaia, vogliamo dire, nel senso di una squadra che cerca di ottenere risultati in un certo modo. Io credo che noi siamo una squadra forte. Forte. E quindi andiamo a giocarcela. Buongiorno. Buongiorno. Sono Luciani, scrivo per un giornale di Firenze che si chiama Nove da Firenze.it e Gazzetta Toscana.it. Una domanda, io al direttore non faccio alcuna domanda, risposto esaurientemente in tutti, da tutti i punti di vista, in tutte le sfaccettature, quindi lo esonero da qualsiasi risposta. Grazie, dottoressa. Sono stato esonerato. Siamo in un tema caldo, facciamo una battuta, mister. Sì, sì. Mi ha colpito molto, lei ha parlato, devo fare una scelta sulle qualità. Ha parlato di scelta sulle qualità, lei ha detto una squadra che ha delle qualità, però non sono soddisfatti, diciamo, sulla classifica. Ora io le chiedo, lei, diciamo, entra in questa nuova avventura, quindi mi deve conoscere, giustamente tutto quanto, ma nel caso le qualità che lei pensa, cioè ha già detto di avere in questa squadra, non dovessero poi migliorare più di tanto queste qualità, lei pensa che ci sia bisogno di intervenire sul mercato a gennaio? Il discorso del mercato io non lo affronterei proprio in questo momento, perché abbiamo tante altre cose molto più impellenti alle quali pensare, che è subito intanto la partita di giovedì. Quindi il mercato ne riparleremo, e poi c'è la società che è attenta e molto più attenta e molto più a conoscenza di me, delle situazioni. Quindi il discorso del mercato io lascio da parte, lascio altri. E, beh, sulle qualità mi sembra normale che si debba andare ad analizzare quali sono i motivi da andare a toccare, perché in tutte le cose ci sono delle priorità da seguire, no? E quindi secondo me, se 10 sono le cose importanti da fare, poi ce ne saranno 5 che hanno la priorità e quindi sono più importanti nelle 10, e di queste 5 probabilmente ce ne saranno un paio che sono di assoluta necessità di intervento immediato. Credo di avere individuato qualcosa, vediamo se, come dicevo prima, di mettere a conoscenza i ragazzi della mia idea e
poi di percorrere, di intraprendere un percorso che ci porta alla risoluzione. Niente di particolare, come dicevo, ma situazioni, che piccoli interventi che a parere mio incidono molto sull'esito delle gare. Grazie, grazie a te. Prego. Ecco, però su questo tema mi piacerebbe tornare con te, Andrea, perché alla luce di quello che hai fatto un distinto molto importante, tu dici abbiamo una squadra forte che non sta acquisendo quei margini di miglioramento che noi ci aspettiamo, Vincenzo De Valeri non riesce a darci, facciamo un cambio mirato e mi sta bene. Allora ti dico, non mi aspetto grandi interventi invece sul mercato di gennaio, perché sarebbe una sorta di controsenso da questo punto di vista specifico. E poi mi piacerebbe che tu esternassi anche con chi ascolta, per i tifosi, per capire quello che è l'obiettivo di questa società. A questo punto ci vuole anche un po' di chiarezza, diciamolo. Alessio, ascoltami con molta sincerità e tranquillità. Siccome mi sembra di essere qua da mezz'ora a girare intorno come uno squalo su un argomento, noi non abbiamo chiaramente delle idee sul mercato di gennaio, delle idee che sono figlie di un'analisi che abbiamo fatto sulla rosa. Perché tutte le rose di tutte le squadre sono migliorabili, tutte, in base alle esigenze tecniche e tattiche. Le idee che abbiamo ovviamente non sono di fare una rivoluzione come quest'estate, inevitabilmente, ma se si creano le condizioni, degli interventi mirati. Chiaramente a questo punto degli interventi mirati, concordati con Aurelio. Per quello che riguarda il fare delle dichiarazioni che lasciano un po', se vogliamo, anche il tempo che trovano in termini di comunicazione. Allora, io non ti posso dire che andiamo in Serie A, non te lo posso dire. Io ti posso dire che abbiamo una squadra che secondo noi ha il potenziale per giocarsela, ok? E questo potenziale va tirato fuori, va espresso, va messo sul campo, e questo cambiamento secondo noi è il cambiamento necessario perché ci siano più condizioni perché la squadra si esprima al massimo del proprio potenziale. Dobbiamo giocarcela, siamo lì, dobbiamo giocarcela. In fondo 5 punti rispetto alla prima non sono un'enormità, 5 punti dalla prima ipotizzati al 20 di agosto erano un successo, visti i 33 cambiamenti, 33 operazioni di mercato. Ma il problema è che se tu analizzi la situazione al 20 di agosto e dici il 17 dicembre, anzi il 18 oggi, sarai a 5 punti dalla prima e a 2 dalla seconda, firmi o non firmi? Bah, firmo. Ho visto queste partite. Il percorso fatto dal 20 di agosto al 18 di dicembre, l'ho vissuto. E ti dico che non mi bastano. Non mi basta. Potevamo fare di più. E allora, siccome c'è un potenziale, va tirato fuori. E abbiamo pensato che Aurelio fosse la persona giusta per tirarlo fuori. Al mister non è un flash, sulla carta, perché poi li conoscerai. Sulla carta, no. Poi li conoscerai. Ok, poi conoscerai meglio i calciatori. Da oggi pomeriggio, se c'è un ragazzo tra quelli che hanno giocato meno che comunque già ha attirato la tua attenzione maggiormente, Traoré, per esempio, non lo conoscevo, confesso che non l'avevo mai visto, ma studiando le caratteristiche, studiando la squadra, è stata una scoperta incredibile che, parere mio, questo ha veramente dei mezzi notevoli. Speriamo di farglielo migliorare là dove avrà bisogno. È chiaro che è un ragazzo giovanissimo, quindi ha tutto il tempo, avremo noi e lui fortunatamente ne ha più di noi del tempo per migliorarsi, ma è stata una sorpresa, ecco, diciamo così. Ma non è stata l'unica, onestamente. Io volevo brevemente ammettere se ha già parlato magari con Spalletti, se gli ha dato la non l'ho sentito Luciano.